musica paurosa. Hai rovinato tutto. Tutto. Ma sempre tutto. Ci siamo guardati e lì non ci può che scappa la risata. Allora, ma scusa, io allora, non ho scelto la femmina. Chi è questo? Ma non lo so, silenzio. Allora, siamo qui in una scuola, perché questo qui è il gioco, rimetto anche la musica che fa paura, della donna del pranzo, la cuocona della mensa. Temibile, temibile è quella. Ella si narra che sia un mostro terribile. Noi siamo qui inviati a scuola di notte per rubare i test di ammissione all'esame. Ma sono pazzissimi. Guarda, guarda, adesso moriamo di brutto. Scusate, ma voi le torce ce le avete accese? Perché io non ho capito niente. Sì. E come... Perché date fastidio a guardarmi da dietro con le luci. Non lo so se si può. Aspetta, guardiamo dietro. Spegnere. No, non si può, non si può. Beh, ragazzi, si può spegnere, Lion. Guardiamo per terra. Venite con me. Guardate un po' per terra, bravi. Così riesco a vedere meglio. Ok. Allora, ci sono 10 pagine nascoste, un po' tipo Slenderman. E qua dobbiamo trovare una chiave. Ci sono le porte chiuse. Non vi dovete preoccupare. Secondo me possiamo o dividerci oppure andare tutti insieme. No, tutti insieme. Ok, ok. Cos'è? Hai fatto l'errore. Ho preso una pagina. Ho fatto bene. Sono stato bravo. Perfetto. Non è vero, non hai fatto bene. Se ne prendi tante, arriva la tizia, lì ti mangia vivo. Ma perché la donna del pranzo dovrebbe dormire a scuola? Scusa, è lì? Mi sa che la vedo. Oh, la cuocona! La cuocona! Cosa facciamo? No, lì ti chiudi, lì ti chiudi, ti scappate, scappate, scappate. Oh mio Dio, è proprio grossa, è grossa. Non vi fa... Non fatevi stuzzare. Non urlare, Anna. Non fatevi stuzzare. Allora, allora, va bene così, ok? L'importante è che non muore nessuno. È lenta, raga, è lenta, è lenta. No, no, ma ci sono tutte le porte chiuse, che facciamo? Oh, stanno a voi, io e Cico siamo dietro. Anna, per favore, Anna! Niente. Chi è? Cos'è successo? Anna è stata presa dalla donna, vieni a vedere! Cos'è successo? Anna, cosa ti ha fatto? No! Ma qua, ma qua! Vieni via, vi salvo io! Come faccio a salvarvi adesso? Ma dai, ma che disastro! Corri e basta! Scusate, ma... Non te fa prendere, è bruttissimo! È bruttissimo, non te fa prendere! Alex, ma dobbiamo salvarli, come facciamo? Salvaci Lion, ti prego! Lion, vado al sacrificio e tu salvi loro? No, 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 che poi rimango da solo, sei pazzo! Dobbiamo trovare un modo per salvarli! Corri! Ecco, vedi, vedi, perfetto, qua per esempio c'è una sala... No, non abbiamo... Voi siete ancora agonizzanti? Siamo a terra, sì! Sì, siamo a terra! Ok, io ho sentito dire che ci sono dei medici. Alex, dividiamoci e troviamone uno, ok? Sto cercando i medici, ok, va bene. Ho trovato una chiave del hallway. Lion, serve dietro! No, Lion, scappa! Scappa, Lion! L'ho vista, però non mi fate così, che mi fa cagare addosso di più. Anna, tu dove sei? Sono morta! Lion, posso... a fianco a te, a fianco a te! Ma comunque, con me! Cioè, ma scusate, ma voi altri due che siete morti? Ecco, ho trovato il medikit, ce l'ho, Dai, non ci credo, anche Alex è stato ammazzato. Scappa, Lion, scappa, Lion. No, è troppo brutta, è temibilissima. Oddio, che brutta che è! È bruttissima. Non mi è piaciuto per niente. No, mi ha preso schiaffi. E adesso? Hai visto quanto è brutta? Forse possiamo... Puoi rimanere vivo, mi sa. Sì. Aspetta. No, non è ancora qua. Perché ti alzi adesso? Lion è qua, non ti alzare. Non ti alzare. Dai, l'ho visto sotto la gonna. Che brutto aspettato. No, che schifo. Ok, che fermi, schifo. Mi sto salvando. Zitto. Poi aiutaci al volo, ti prego. Shh. Devi stare zitto perché sei uno scarso. Come avete fatto a farvi prendere così? Adesso. Non parlarmi sopra, brutto idiota. Lo stai facendo dall'inizio. Cosa c'è? Cosa volete? Ti sta camminando sopra. Zitti. Sopra di te. Oh, mi date fastidio. Io vi ho portato per aiutarmi. Mi state dando fastidio. Ecco, adesso devo trovare un altro medikit. Oh, non voglio sentire volare una mosca. Zitti. Ok, stiamo tutti zitti. Bene. Allora, un medikit. Porto Valda. No, zitto. Vabbè. Proprio muto devi stare. Perché io, anche tu, Anna, fai schifo. Io ti ho portato per aiutare. E che cosa hai aiutato? Niente. Ma è grossa. Ho capito, è più facile da vedere. Cosa vuol dire che è grossa? Buon per lei. È anche più facile che t'acchiappa. E poi è veloce. Ma non è vero che è forte e veloce. Non è vero niente. È facilissima da beccare, da bloccare. È dietro di te. È dietro di te. Lion, scappa. Non mi prende. Sono super forte. Devo trovare solo i medikit per voi. E poi saremo tutti pronti a salvarci. Non sottovalutarla. Non sottovalutarla. Avevo trovato una cosa. Io una chiave. No. Corri. Non morire. Tranquilli. Sono tutto sotto controllo io. Sono il supremo Lionio. Non ha paura di niente. E Lionio paura non ne ha. E Lionio paura non ne ha. Allora, di qua dovrebbe esserci un altro cancello. Eccolo qui. Sicuramente è questo. E infatti l'ho aperto. Bravo, corri, vai. Allora, aspettiamo qui noi tanto. Sì, adesso io dovrei trovare un medikit per i vostri poveri sederi.
E qui però mi pare mai che non ce n'è di medikit per i vostri sedili. Ma da qualche parte c'è andata sta però. È certo che se voi non foste vabbè, morti. Vabbè, tu cerca anche cose però. Magari sai poteva aiutare, io vi prenderei a manganellate in fronte adesso io, no, guarda no, un po'. È eccessivo un po' così però. Non è eccessivo, è giusto, è la giustizia divina che vi dovrebbe steccare perché non mi aiutate e vi devo salvare. Non ti preoccupare, ci ho già pensato la cuoca. Allora, ho trovato un'altra chiave. Posso andare ad aprire l'altro corridoio adesso. Molto buona, sto ti prego, aiutaci. Guarda, guarda che amici ho io, ma che amici ho io. Tre siamo cretini tutti morti. Che prendono il sole lì mentre io lotto contro la donna del pranzo lì. Senti, l'hai sentita? La sento, cos'era? Sì, la sento, fa tutti sta i versi. Sta mangiando, aspetta un po'. Allora, qui c'è la porta che devo aprire. Non è entrato, qua sicuro dai, c'è un medikit. Quindi tipo così, magari. Qua? No. Ti prego, uno solo, destino, daccelo. No, è tutto chiuso. No, è dietro di me. No, dai, corri! Ti vuole avere. Ti ha avuto. Va bene, mi ha avuto, mi ha preso a manate, era ma io non mi arrendo. Era di prova questa, era di prova. Era di prova, adesso facciamo me. Oh, allora, io ve lo dico, adesso basta cagate. Mi impegno, Lion, tranquillo. Obbedite agli ordini. Siamo entrati, conosciamo il nostro nemico adesso, allora, siamo pronti. Allora, dividiamoci subito, ok? Nessuno prenda nessuna pagina, ma ognuno deve trovare un posto dove può prendere una pagina, così, capito? Okay, io ottimizziamo. Vado qua a destra, ecco qui. Io pure vado a destra. E se qualcuno di voi trova un medikit, non lo prende. Alto là, ho trovato una chiave, Lion, vuoi prenderla tu? Vorrei prendere io la chiave, sì, così posso andare in giro. Dov'è? Invece io ho trovato un medikit. Non lo prendere. Ecco qui. Ma registra la posizione di dov'è quel medico. Ok, ho registrato mentalmente la mia posizione. Ottimo, Alex. Ti sento un po' cagato addosso, ma poco. Ma prima lo spavento, è stato orribile. Va bene, Alex, non avere paura, io siamo qui insieme. Io non ho trovato un accidente, mi sento profondamente inutile. Non ti preoccupare, Anna, lo sei. È ok. Qua. Fammi vedere. È lì, è là. Perfetto, grazie Alex, questo qui lo prendo io così nel caso vi posso salvare il sedere. Adesso, ci servono altre chiavi, attenzione. Quella è una pagina, Lion. Non prendiamola. Però tu rimani qui. Quando io ti dico via, rimango qui, non prendi. Ti preoccupare. Ok, con la chiave che abbiamo preso possiamo aprire l'ultimo portellone che dovrebbe essere questo qui. C'ho un tremolio un po', c'ho il tremolio alla mano. Non avere nessuna paura, non avere nessuna paura. Finché non raccogliamo la pagina, se funziona come ho capito io, la signorina non parte. Ha anche un nome lei, si chiama Gladys, la cuocona. Ma è un nome stracalzante, proprio è adatto. Gladys è la cuocona lei. Della mensa. Lei prepara tutti i giorni una pietanza diversa, ma sempre a base di interiora di studio. Denti morti. Ma che schifo! È molto horror. Una volta è tornata a casa, però ha mangiato il suo marito, suo figlio, il suo gatto. No, perché anche il gatto, no! Ma vivi, tutti vivi. Tutti vivi, se li è fagocitati. No, e poi l'hanno rimandato a scuola. Ma che schifo! E hanno detto, guarda Gladys, qua non c'è modo. Le bocche. Lion! Cosa c'è? Nella stanza della pagina ho trovato anche una chiave. Attenzione, mamma mia, tutto Alex. Vai in corridoio così posso vedere dove sei. Ok, aspetta, arrivo. Ma comunque non è così grande sta scuola. Io vorrei sapere dove è finita Anna. No, in realtà è grande, però ci sono un sacco di porte che sono ancora chiuse. Eh sì, è vero, per quello dobbiamo trovare. Dove sei finito, Lion? Dove sei finito? Sto cercando. Ah, è qua la mappa, è la cosa. Sto arrivando. Ma la donnina molto bella chi è? Chico, Alex, chi è? Io. Ah, Anna, questa qui è Anna. Ok, Alex, tu quale sei? Questo uomo qui? No, quell'altro. Io sono questo uomo. La porta. Ok, va bene. Allora, Alex, tu ti chiamerai Tom e invece Chico si chiamerà Johnny. La chiave. Perché avete preso la pagina? Adesso, raga, occhio, non fatevi prendere. Localizziamola, principalmente quella. Localizzata all'entrata, scappate tutti. Ok, voi pensate a salvarvi, io mi gestisco il resto, ok? Non morite. Salvati anche tu però, salvati. Non ti devi preoccupare, io gestisco le cuocone della mensa da quando avevo 4 anni. Adesso... devi aprirci, no, Lion, siamo siamo chiusi, siamo chiusi. Non hai aperto le porte. Ho aperto la porta di cui avevo la chiave. Non mi dire che vi siete fatti di nuovo. È morto Chico. Chico, Chico, era in un corridoio. Chico, io ti stacco la ma è ovvio, lì non ce l'abbiamo la chiave. Cosa deve essere aperta? Tua sorella è in carriola. Non andate nei posti che vi chiudete dentro. Chi è qua? Anna, esci, Anna. No, che no, io non perché ci credo. Lei non entra nelle aule. Dimmi di più. Dimmi ce l'ha di con più. Me, ce l'ha con me. Dimmi di più sul fatto che non entra nelle aule. Chico, io ti odio a morte. Io non ti voglio più bene. Tu mi fai schifo. Ma perché sei andato lì? Ho visto il corridoio. Oh, sono questo qui sotto il tavolino. Salvatelo veloce. Però prima apri le porte.
Sto provando, aspetta. Non ti posso salvare, vai a cagare. No, col tasto sinistro, col tasto sinistro. Non fa, non fa, non fa, non salva. Dai, qualcosina. Non salva, non salva. Lion, apri la porta. Lion, apri la porta. Apri la porta. Anna, Anna, io la chiave per questa porta non ce l'ho. Lo capisci o no? È diversa. Come facciamo? Vieni, dobbiamo passare. Vieni, vieni, segui a me. Mamma mia. Ma c'è lei qua fuori. Ma si schi... Io le stacco. Anna, scappa, per favore. Levati dalle palle. E dove scappo? Che porta chiusa? Oh, stanno prendendo a me. Vai via, no. Oh, no, chiuso. No, io non ci... Torna su tu, puoi, puoi no, alzarti. No, basta, non mi piace questo gioco. Ma se sei... No, Anna, io non ci credo, Anna. Cioè, basta che te ne andavi. Lei stava pensando a mangiarmi le palle. Tu perché sei rimasta lì? È difficilissimo. Ti ho dato il tempo per curarti, va bene. Ma vai a cagare, disgraziata. È impossibile. Sono vivo solo io, vero? Cioè, sì, sì. Come sempre. Cioè, ma fate schifo. Ma come? Ma, cioè, è facile. Basta giocarla. Cioè, lei è stupida. Toh, guarda, si chiude anche le porte in faccia. È stupida. Basta fare così, laggiù. Ma è proprio facile. Cuocona Gladys nelle mie palle. Oh, raga, non accetto una sconfitta. Dobbiamo riuscirci. Per secondo forza. Secondo riscaldamento questo. Ok. Ho capito, okay. Ma Gladys è rotta. Allora, silenzio. Adesso stiamo è la volta. Siamo sul pezzo, raga. Siamo sul pezzo, oh. Vai. Allora, ricominciamo la ricerca. Il medikit lo prendo io come prima. Poi ce n'è solo uno. Anche questa cosa non mi sembra molto bella. Ma infatti, ma dove caspita sono i medikit? Sarà l'infermeria, no? Come in tutte le scuole. Ho trovato il medikit. Poi lo trova sempre Gargamella, che lo sabota probabilmente. Non si può usare più. Sì. Ci piscia dentro. Dove sei? Dove stava prima? Dove stava prima? Ti ricordi? Sì, mi ricordo. Classroom. Io credo di aver trovato una pagina. Non toccare. Non tocco niente. Resta lì però. Tanto non serve a nulla. E negli spogliato. Ho trovato una chiave. E ti ho trovato tutto. Ok, Anna, ok, ok. Credo che... Ma Lion, qua il medici. Dove sei? No, quali io sei? Non ci credo. Raga, Anna ha preso la chiave. E beh? La devo prendere io. E vabbè, posso aprirti io la porta. Sì, ma tu no, non lo sai dove è il corridoio C. È questo. Allora il medikit prima. Sì, ma chi sei tu, Alex? No. La donna adesso? Non ci capisco sì, più sì, niente. Quella gialla. Perché ti sei ingoblinito? Siamo sei diventato due donne una donna. Gialle adesso. Poi Alex corre tutto storto, tutto goblin. Sì, gobito, sì. Allora non io ti posso dire che tu corri col culo all'impipparu. Allora, ecco qua, ecco perché qua. Hai detto una parolaccia, brutta idiota del scusami, cacchio? Scusami, sto ridendo, Anna. Sto ridendo. È il modo Anna, di dire che... Anna. No, scusa. Chiedo perdono. Mi farò prendere dalla cuocona, Gladys. Non è che aiuta il fatto che tu ti faccia. Anzi, rende le cose ancora più difficili. Sei utile, Anna, qualcosa. Oltre a dire parolacce. Ho aperto la porta. Fai cagare, ok? Non ti voglio più come fidanzata. Sei una volgare. No. Ho trovato tantissime cose. Vieni da me. Dove sei? Stai zitta, Anna. Oh. Zitta, smettila. Cioè, adesso prendo una pagina. Ho aperto la porta. Brava. Basta. Vieni da me, Lion, ho trovato tantissime ma cose. Ma siete tutti uguali. Oh, dobbiamo andare. Sono all'inizio. Allora, sono le donne all'inizio. Siamo io e Alex, ok? Perché Anna hai cambiato e ti sei messa donna che adesso non capisco più niente io? Io ero donna anche prima. Vieni, sono questo qui, vieni. Cioè, io non... Allora. Già è difficile prima. Adesso ci sono due che sono una copia esatta dell'altro. È impossibile. Anche tu sei uguale a Cico, eh? Tu sei uguale alla cuoca, allora. Fammi vedere. Allora, qui c'era una chiave, l'ho persa di vista, beh, in questa classe. No, dai, io non ci credo, ma cosa prendi? Eccola, vedi? Ok. E qui c'è un medikit, posso prendere? Allora, io ho scoperto una cosa che qualcuno non si era reso conto. La chiave prendi, A, Cico. La chiave B e la chiave C aprono tutte le porte di quel corridoio. Senti, io ci avevo provato e non aveva aperto nulla, mo non te lo so dire. Dov'è la prima pagina, Alex? Non c'è. Come non vieni c'è? Di me, di qua. Negli spogliatoi, Lion, negli spogliatoi. Guardale, Cico, guardale. Ma se l'ho trovata io! Sono tipo uguali, però. Così, corrono tutte goblin, tutte strane. No, aspetta, non è meglio aprire prima tutti i corridoi C? Io la... Mi è caduto il controller solo, cuocona Gladys è con me. No, prendiamo la pagina, dai, me la sento. È qua la pagina. Ok, oh, schivate sta grandissima. Rega, guardo dov'è, vi avviso dov'è. No. Apro, bisogna aprire le doors. Apro le il corridoio, Dov'è il corridoio A? Andiamo di qua, vieni di qua, questo è il C, vieni dal C. No, rega, ho paura. E devo aprire là. Dov'è, amici, non la vedo mai. Là è al centro, è vicino al centro, mi pare. È di là, No, al centro è la B. No, okay. a sinistra, eccola. Questo? No, c'è la freccia, questo è la B. Questo è il B. Questo è il B. Ok. Quella cuocona. Ma dov'è? Sta arrivando, state pronti. Ma la pagina l'hai presa? Non lo so.
L'ho presa. E mi sa di sì, perché hai detto che la pagina l'avevi presa. Sì, sì, siamo uno di 10 in alto a destra, vedi? Ok, la qualcuna allora. No, raga, okay. io non entro lì, faccio da guardia qua. Vabbè, infatti è giusto fare così, cioè qualcuno deve restare fuori per controllare se arriva, che così non ci chiude nelle stanze, no? Sento i passoni suoi. Ok, apri grandi. Quest'altra porta in fondo, questa qui. Ok, questa qua è scale, quindi quella non la posso aprire. Posso aprire questa. Ok. Bravo. Non c'è nessuna cuocona in vista, venite. Ho paurissima, Lion. Neanche qua, è via libera. Aspetta che magari c'è ma un libro. Non c'è niente, mi sa. No. Ho trovato un'altra pagina, la prendi, prendo. Prendi. No, no, oh. Ho fatto il danno, mo. Cuocona, danno adesso vero. Cuocona Gladys si è girata di balle, ve lo dico io, eh. Oh, chiave. Chiave B. È laggiù, mi sa. Mi dica laggiù. Sta vedendo Alex. No, tranquilli, tutto ok, tutto ok. Non andare così, non andare, l'ho vista, mi sa. Vieni, non è qui. Ho aperto anche qui. No, ma è grandi. No, raga, ma è gigante. Un medikit. Medikit. Lo prendo io. Medikit. Lion. Cosa c'è? Credo di avercela dietro. Ok, non ti fermare. Oh, la sento, io anche la sento. Anche io la sento. No, mi sto cagando. Guardami addosso. Fuori, guarda, controlla fuori, io entro sì, nelle sì, stanze. Va bene. Ok, qua non c'è nulla. No, qua non c'è raga, nulla. Raga, ho perso la cuoca, non la vedo più. Qui, Alex, tu controlla sempre paura, i corridoi, dai. Corri, però. Ok. Ah, l'ho sentita qui. Pagina, ho preso la pagina. Sta mandando bomba, dove sei andato, Lion? Sono nella stanza a fianco, Alex, arrivo. Controlla il corridoio. Non c'è niente. Okay. Sto cercando altre pagine, non le trovo. Dai, ero io, che paura che mi hai dai, fatto. Che paura. Ok. Qua è tutto ok? Sì. Sì. Ok, attento, io ho la chiave del corridoio B che non avevamo. Buono, va benissimo quella. Però dobbiamo tornare indietro, qua abbiamo controllato tutto. Venite all'inizio, raga, vi prego, venite a prendermi. Cos'è stato? Spina ha preso il medikit, ok. Ho trovato sì il medikit. Dai, vai piano. Ok, raga, torniamo all'inizio, dobbiamo tornare all'inizio, Salvatemi, vi prego. Aspetta. Ma sei stato acciuffato? No, non sono stato avuto, ma... Cosa c'è? Ok, no, sono sei io, tu. Sono io. No, ho avuto... Ho trovato un'altra pagina, la prendo. Sì, ma non strillare in quel modo, sei stupido. Eccolo! Ecco, è l'inizio. No, io scappo. Alex, ragazzi, vieni. Ci vediamo. Vamonos. Vieni, aspetta. Chiuditi allora. La porta, Cico. Scappate. No, devo andare lì. Di là. No, passiamo dall'altro lato. Sono andato. No, cosa è successo? Ma sono caduto. T'ha preso. Ma no. Ti ha avuto. Mi ha tirato. Tira i coltelli. Puoi tornare su da sì, solo? Sì, però devo aspettare che se ne vada. Che schifo. La tiro io. Non preoccuparti. Aspetta. Ok, sto usando il medikit piano. No. Guarda che è ancora lì. No, io sto paura. Tranquillo, la vedo, ma è lontano. Sta saldando, è entrata in una stanza, è entrata negli spogliatoi. Muoviti. Ok, hai 10 secondi. Allora, ragazzi, ci serve la chiave delle staircase. Delle scale. È quella che manca, se no non possiamo andare. Sto cercando dappertutto, però non trovo niente. Però io ho la cosa del corridoio B. Posso passare? Dai, muoviti. Dai, corri verso di qui, corri. No, io devo andare di qua. Ah! È dietro di te! E apri il corridoio! No, ti far prendere, che se muori. È più veloce. Corre tantissimo, corre. No, 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 il coltello. Oddio mio. Oh. La voglio tirare io, Lion, voglio tirare io. Ma tiramela, tirala! Fai qualcosa! Okay. Ah, cosa è successo? L'ha preso! Vabbè, l'ha ti puoi preso. Salvare, sto scappando, dai. No, cos'è? Okay, Alex ha preso una pagina, bravo. Dai, stiamo su 5 su 10, dai, corriamo, per favore. Ma Anna è andata via, dov'è Anna? No, sono in giro, allora, mi sono svegliati. Cos'era? Non lo cos'era? So. Cos'era? Sta qua ancora su di me, tranquilli. Ok, allora, io sono andato completamente via, però devo aprire il corridoio Aio. Anna. Il corridoio A è aperto, è il B che non è aperto. E allora devo aprire il corridoio B, però rispondimi prima, perché mi stai rompendo le palle, Anna. Già no, è difficile. Io sono terrorizzata, tu non hai capito, idea. Ho capito, vabbè, però... Lì c'è lei. No, sei rialzata adesso, raga. E dove sei morto la prima volta, Lion, adesso? È chiusa lì. Ok, vieni con me. Non so neanche chi sei, spero che tu sia questa. Sì, miau. Sei l'unico qui. Sta tornando qui, no, raga. È impossibile. Ho paura. No, raga. Aprite velocemente, è lì in fondo, sta venendo qui. Questo? Qui, andiamo. Muoviti. Vai. Entriamo. Chiudete la porta. Curi. Ok, ma qui, ma c'era già Alex dentro qui. Non ci siamo già stati qua. Questo è il centrale. E ci siamo persi la chiave da qualche parte. Devo guardare meglio. No, scusate ragazzi, allora sì. Ci deve essere per forza la chiave delle staircase da qualche parte qui e noi non l'abbiamo vista. Cerchiamo tutti bene, per favore, veloci però. No, qua c'è ragazzi, ormai un medikit. Ma la cuocona qui è molto difficilissimo. Ci cuocona, io ve lo dico, quella lì è pronta a cuoconarci tutti adesso. Mancano 2 secondi. Cercate con attenzione.
attenzione, non vi spaventate. Sì, però Anna, tu sei pregata di concentrarti più su quello che dici, perché mi stai facendo veramente venire l'orticaria, ok? Hai ragione, okay. Scusami, è che te vorrei l'ho già aiutarti ripetuto. A trovare la chiave che te ti l'ho manca. Ripetuto tre volte, Anna, non me lo far dire una quarta, perché inizia a diventare ripetitivo. Senti, io sto sì. sempre da sola, ecco, c'ho poi... una paura matta. Sì, ecco, poi dopo divento arrabbiato io, è altro cos'era? Che cocona, non lo so. E ti cuoci a noi. Vi cuocio io, perché mi fai arrabbiare? Cosa un abbraccio, proprio. Possiamo andare. Non ti arrabbiare, allora stai tranquillo. Allora, c'è un piano di sopra, però sicuramente appunto sono le scale per arrivare al piano Oddio. Di sopra. Che cosa paura. C'è adesso? Ha visto me, si è spaventata. Oh, questa era chiusa la porta, qua. Vediamo, chi va delle scale? No. Dai, la chiavetta. Si sente la vecchia che razzola, in giro. Corri, sente sono io nel corridoio, corri. C'è niente neanche qui, non la troviamo. Dai, è inutile, dai, proviamo da qualche altra parte, veloce però. Anna, sbuca la vecchia Anna davanti. È di nuovo addormentata, No, non è vero, è che ogni tanto sento i passi, capito? Non riesco a capire se siete voi che mi seguite o è lei. Sì, però Anna, non mi dare spiegazioni. Se io ti sto rimproverando che non stai parlando e hai preso una pennichella dalla vita, la dovresti smettere. Non ho preso la pennichella, ho paura, allora, piuttosto, tu mi lasci sempre da sola. Piuttosto fatti cazzigare dalla vecchia, così ti svegli il cervello. Quello, okay? Va bene, farò così. Allora mi farò prendere. Mamma mia, che fastidiosa. Dai, che sei. Dai, controlla veloce, che io non la vedo, ma la sento vicino. Non c'è niente, non c'è ma niente è neanche sui qui. Tavoli sta chiave o è per terra? È per forza, è sui tavoli, mi sa. No, lo so, io ho guardato tutti i tavoli, non ho trovato niente. O ce la siamo persa, perché è possibile. Stiamo controllando tutte le aule adesso a ruota. Prima o poi la troviamo, no? Ma non è che qualcuno di voi ce l'ha già e non se ne è accorto. Queste erano tutte chiuse, Io c'ho solo la C. Ogni tanto le porte le chiude lei e me le chiudo io, così non mi segue. Anna fa casino, ecco chi è. Ecco che cosa sta facendo, che noi non parla. Noi le porte le abbiamo aperte tutte, tutte quante. Mi fa piacere, Anna, però sei pregata di evitare di fare queste smart move e magari svegliare parte del tuo cervello per parlare. E va bene, ci provo, però questa mi segue. Invece di fare tu le tecniche. Tu dove sei che mi lasci sempre da ma sola? Ma non lo so, sono perso, non trovo nulla. Oh, ma sta chiave dove sta? Ragazzi, secondo me non c'è la chiave, sono ma dimenticato. Ma sì, dai, c'è la porta, la chiave pure c'è. Cioè, la cuocona è il male minore, qua il male maggiore è che non si trovano le chiavi. La chiave. L'ho trovata, raga. Dove era? Era su un tavolino, mannaggia a noi che non l'avevamo vista. No, veloce. Vieni ad aprire, ti prego. E mo dobbiamo ritrovare le scale, però. Allora, devi andare o nel corridoio C o nel corridoio A. Ma questo, c'è la cuocona dietro, c'era! Forse non ci ha visto, aspetta. Non ci ha visto. Apri. Allora, dobbiamo salire o di sopra, mi sa che c'è anche un di sotto, Andiamo di sopra, lei è andata di sotto. Sì, andiamo di sopra. Ma forse non dobbiamo correre che ci sente. Ma qualcuno ha chiuso una porta qui, È la cuocona è stata. Ecco, sì, non sono mai saliti sopra. Di sopra non ci siamo mai stati, esatto, Ok, non mi pare che sia la cuocona, Oh, devo cercare possedimenti. Tu c'è un medikit. Ce l'abbiamo tutti il medikit, però stiamo avendo una fatica. Anche io. Sì. Oh, è sopra! Oh, è sopra! Arrabbiatissima! Arrabbiatissima! Davvero? Perché più pagine. Ma non chiudere le porte! Chi è stato? Sono saltato io! Disgraziato! No! Che paura! Sono io! Ok, allora, raga, abbiamo accesso a tutte le pagine. Se adesso ci sbrighiamo, possiamo finire il gioco. Però dobbiamo prendere tutte. Sono di sotto le ultime. 7 su 10, dai. No. Ci sono altre porte da aprire, Bisogna andare. No, non è vero. No, queste sono tutte le mie. Cioè, di quelle di vetro. Sono tutte le porte. Posso aprire tutte le porte io adesso? Ho le chiavi per aprire le porte? Vai, apri tutte le porte. Non è vero. Immaginabili. No, raga, l'ultima pagina è nella chiave è nella stanza del direttore, del principale. Ti pareva? No, ho cercato la chiave, veloci! Vabbè, non ce la facciamo, secondo me. Ci riusciremo, Laio. Siamo quasi. C'è anche il piano di sotto. Guarda, io sono al piano di sotto, ma... Questa è la mensa, la casa della cuocona. Raga, che schifo. Vai, attento. Cosa c'è? Nella c'è stanza della mensa c'è un armadietto pieno di carne putrefatta. Guarda che schifo. Dai, ma che schifo. È stato. Si è arrabbiata, quando ho toccato. E mi sa che qua è il punto suo principale. Anch'io di sotto adesso con te. Ah, sono morto. Ha tipo fatto una cosa malvagia. Ha attivato uno spruzzo di vapore che praticamente mi ha ucciso nel punto dove c'era la sua carne putrefatta, la sua tana. Dai, che schifo, puoi tirarti su. No, ragazzi, ci dobbiamo fermare perché il tempo del video è finito. Però se vi piace molto questo gioco ci riproviamo. Per oggi abbiamo preso 7 pagine su 10. Bene, e basta. Lion, vi auguro una buona giornata, che era da un po' che non ve lo dicevo. Venite stasera in live 19, magari potremmo riprovarci in live, quindi non mancate, ok? Alle 19 sul sito Viola, link in descrizione nel primo commento. Per oggi è tutto, ci saluta Alex Nauz con un augurio per il futuro.
Auguro per tutti quanti un bel futuro. Bene. Out.